Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 11 aprile. I titoli dei giornali oggi, intanto vi ricordo tutti quanti, se non lo sapete, che stasera ci sarà in onda Matrix, quindi insomma non fate troppo tardi perché alle 11:30 dovete essere a casa dopo la partita della Juventus per beccarvi Matrix. Quali sono i temi della giornata? Beh, il tema della giornata su tutti quanti i giornali, dal Fatto al Giornale, al Corriere della Sera, a Repubblica, sono le false prove sul caso Consip. Così titolano più o meno i giornali. La sostanza è molto semplice, cioè state attenti a quello che è successo. Nel caso Consip, cioè la centrale degli appalti fondamentale che dava gli appalti per risparmiare le siringhe allo stesso prezzo da Reggio Calabria a Lecco, bene, nel caso Consip, l'uomo della Consip sarebbe stato oggetto delle attenzioni del clan di Renzi, tra cui una delle attenzioni sarebbe stata documentata essere da parte di Tiziano Renzi, il papà di Renzi. A un certo punto Romeo, uno di quelli che avrebbe avuto benefici da questa Consip, bene, Romeo avrebbe cercato dei benefici da questa Consip, Romeo avrebbe detto: ho incontrato Tiziano Renzi. E questo ha creato nelle settimane scorse un grande scandalo. Come mai il papà di Matteo Renzi incontra il capo di una società che vuole fare affari con la Consip? Già questo non sarebbe illegale, però insomma vi immaginate voi che casino che è successo solo su questa indiscrezione. Si viene a scoprire, visto che le carte sono passate dal PM Woodcock al PM Jelo a Roma, quindi da Napoli a Roma, che quella trascrizione non prevedeva il fatto che Romeo avesse detto di aver incontrato Tiziano Renzi, ma che Italo Bocchino avesse incontrato Matteo Renzi, cioè tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Quindi hanno messo in mezzo in una trascrizione il papà di Renzi, mentre in realtà era semplicemente un incontro casuale che c'era stato tra un consulente di Romeo e Matteo Renzi. Insomma, vi siete persi, ma la sostanza è che Tiziano Renzi non ha mai incontrato questo Romeo, mentre sulle carte c'era scritto che si erano incontrati, posto che anche quello non sarebbe stato un illecito penale. Allora, il castello di carte del complotto contro Renzi salta, ma anche contro, voglio dire, la persona dell'ex presidente del Consiglio. E tutto questo perché un capitano dei carabinieri avrebbe trascritto male questa intercettazione. Cosa dicono i giornali? Beh, insomma, partiamo dai giornali normali, cioè dicono: ma com'è possibile che questi del NOE, cioè del Nucleo Operativo Ecologico, cioè dei carabinieri che lavoravano con Woodcock, abbiano scritto ste scemenze? C'è, dice Sallusti, forse una grande manina. Non posso pensare che un carabiniere da solo abbia fatto tutto sto casino. Dall'altra parte invece Marco Travaglio sul Fatto dice: ma scusatemi, siccome bastava ascoltare gli audio e gli avvocati l'avrebbero fatto nel processo, che è matto questo signore? È stato un errore materiale quello del carabiniere, cioè ha trascritto una cosa per un'altra, ma insomma tanto durante il processo ci si sarebbe accorti che nessuno ha incontrato Tiziano Renzi. Io dico troppo tardi durante il processo, perché lo sputtanamento dei giornali, compreso il Fatto Quotidiano, era già iniziato contro Renzi, Movimento 5 Stelle, tutti quanti lo schifo del papà di Renzi nei confronti del papà di Renzi. Quindi insomma, quando i processi si celebrano e le sentenze sono già date dai giornali. Però io vi voglio dire una cosa in più: siccome io ci sono stato in mezzo alle intercettazioni di Woodcock e soprattutto alle ordinanze del NOE, quelli del NOE fanno così. Io questo lo dico a Sallusti, lo dico non a Travaglio che non vuol sentire, lo dico a tutti quanti. Io ho visto le mie intercettazioni e le chiose dei carabinieri del NOE. Io sembravo un mafioso che stava minacciando l'intero mondo, un mafioso secondo loro. Loro hanno costruito una specie di castello in cui io ero un delinquente. Ovviamente mi hanno assolto, sia il PM ha chiesto la mia assoluzione, sia il giudice ha chiesto la mia assoluzione. Ma se vedete la mia ordinanza, come molti di voi hanno visto, qualche cretino ancora pensa che io sia stato colpevole sul caso della Marcegaglia. Se voi leggete quell'ordinanza, io sono il peggior farabutto del mondo, perché i carabinieri del Noi questo facevano, cioè cucivano e incollavano spezzoni di intercettazione, io non so se con dolo, cioè con artificio, però certamente facevano uscire a Woodcock e quelli del Noi ti facevano uscire come il peggiore dei delinquenti.
Andiamo su questioni giudiziarie che riguardano invece questo caso il Movimento 5 Stelle, l'ho già detto ieri, mi sembra incredibile che un giudice possa decidere quale è il candidato del Movimento 5 Stelle a Genova. Se Grillo ha deciso che non è la Cassinidis, non vedo per quale motivo un giudice si debba mettere di mezzo, questo è quello che penso io. Oggi i giornali danno grande risalto a questa storia, Serra dice, abbastanza spiritosa quella amaca che è messa lì sopra la testata di Repubblica nel posto più assurdo del mondo, ma anche se è assurdo, qualche volta Serra dice delle cose che fanno ridere, dice che quello che sta avvenendo nel Movimento 5 Stelle a Genova sembra il peggior, neanche il peggior PD avrebbe potuto fare un bordello simile. Però Valerio Onida oggi in una bella intervista su Repubblica ci dice una cosa importante, guardate che il giudice le dice a me, che ieri difendevo il Movimento 5 Stelle, dice guarda Porro, sostanzialmente non io, il Movimento 5 Stelle si è dato un non statuto che in realtà ha molte regole, quindi il giudice su istanza di parte, cioè della esclusa, non ha fatto altro che far rispettare le regole che lo stesso Movimento 5 Stelle si era dato, quindi non è un giudice che interviene abrupto su una questione di democrazia interna, no, è lo stesso Movimento 5 Stelle che, essendosi dato delle regole, una volta che le viola c'è un giudice che le fa rispettare, un giudice ovviamente del Tribunale Civile. Questo è quello che dice Onida e ha un senso, voglio dire, io vi do tutti gli elementi della discussione, poi deciderete voi quel che vi sembra. A naso i giudici che si occupano della democrazia interna dei partiti non mi piace, posto che Onida ne pone le questioni giuridiche. E in più l'altro tema del Movimento 5 Stelle di oggi fondamentale è che nel loro programma che stanno costruendo un po' più da doppio petto ce l'hanno con i sindacati. Ultima cosa che voglio raccontarvi è una breve del Corriere della Sera, ma una breve significativa, perché in queste ore si sta decidendo del futuro dell'Italia, non si vogliono dare più soldi all'Italia, il che è giusto, io sono contrario a ogni aiuto pubblico all'Italia e ne ha molte da pagare l'Italia per le cazzate che ha fatto, e soprattutto il suo management mi sembra recente non è che abbia brillato, mentre gli aerei e il personale mi sembra che abbia molto migliorato nella sua voglia di fare, molto meno mi sembra nella impostazione strategica del management, che non sa proprio che pesci pigliare. Sti etiadini non è che hanno dato una grandissima prova di loro stessi, anzi direi che fanno piuttosto pena. Però una cosa mi viene da dire, oggi su Corriere della Sera in 10 righe si racconta la storia dell'aeroporto di Trapani. L'aeroporto di Trapani ha chiesto aiuto alla Regione Sicilia e ai comuni del Trapanese per avere 6 milioni di euro, 6 milioni di euro vostri, per dargli in sconti a Ryanair. Cioè loro dicono, in questa maniera facciamo arrivare Ryanair a Trapani, come la facciamo arrivare? Attraverso degli sconti negli aeroporti. Questo avviene in tutti gli aeroporti. Io vorrei fare un'inchiesta, quanti soldi pubblici diamo a Ryanair? Quanti soldi pubblici dei contribuenti viene dato a Ryanair per arrivare a Bergamo, Aureo sul Serio, Aureo al Serio, a Trapani, in tanti altri aeroporti? Perché allora mi dico una cosa, se noi siamo così liberali e intolleranti nei confronti dell'aiuto pubblico verso l'Italia, e io sono convinto di questo, perché invece siamo così liberali, così socialisti, così keynesiani nel dare soldi a una low cost che batte bandiera non liberiana ma irlandese? Cioè mettiamoci d'accordo, ma perché dobbiamo dare i soldi a Ryanair? Se non li diamo all'Italia, cosa che è giusta, non vedo perché aiutare Ryanair. Il punto è ovvio, perché dicono che attraverso Ryanair arrivano turisti da tutto il mondo a Trapani. Discutiamone, anche perché dal 2009 al 2015, c'è sempre scritto nel Corriere della Sera, i cosiddetti oneri di marketing, che sono questa roba qua, per Ryanair sono stati pari a 34 milioni, cioè in 5 anni abbiamo dato a Ryanair 34 milioni di euro, 34 milioni di euro, e peraltro l'aeroporto nel 2015 perderà 2 milioni di euro e l'anno scorso ne ha persi 4 milioni, nel 2014 4 milioni, quindi diamo soldi a Ryanair, l'aeroporto perde soldi, questo per fare arrivare un po' di turisti a Trapani. Qualcuno dovrebbe fare un'analisi di costi e benefici, se tutti questi soldi dei contribuenti conviene che si diano a Ryanair. È evidente che Trapani e come tante altre città, se non hanno un aereo che vi arriva, perdono moltissimo in termini di turismo e l'Italia è invasa da turisti proprio per questi motivi, però forse insomma facciamo un'analisi un po' più da piano ragionato, economico, varrebbe la pena di farlo. Saluti, questa sera Matrix 23:30 dopo la partita della Juventus, ciao!